Un'aria verde non lontana dalla città, sulle prime colline, accessibile da via Sepelunga e via dell'Angelo Custode, dove nei secoli sono avvenute varie trasformazioni relative al paesaggio, alle attività lavorative, alla comunità e alle persone che vi risiedono e vi lavorano. Un luogo che non ha comunque perso alcune caratteristiche e ricordi del passato. Ricordi tuttora raccontati dalle persone che vi abitano. Persone che in seguito alle restrizioni causate dal Covid-19 hanno modificato il loro modo di vivere e lavorare. Un luogo che è stato vissuto dalla cittadinanza con visite guidate e feste, la cui fruizione ora è necessario ricondurla ad altro, utilizzando nuovi modi e strumenti, con conseguenti adattamenti. Un luogo che ha visto tanti bambini osservare e vivere momenti piacevoli ed educativi, legati all'attività della terra, la vendemmia, la raccolta delle olive, la smielatura, la creazione dei gessetti colorati con la polvere di gesso. Ora siamo costretti a utilizzare altri metodi e strumenti per continuare a diffondere aspetti legati alla storia, all'architettura, al paesaggio e alle attività lavorative che hanno caratterizzato queste colline, in continua evoluzione e cambiamento. Proponiamo una passeggiata virtuale dal centro della città alla collina, fino ad arrivare a Monte Donato, per immergerci nella natura, percorrendo i borghi dei Gessaroli che costeggiano via dell'Angelo Custode, con lo stupore, come se in questi luoghi la vita si fosse fermata in un'atmosfera bucolica.